Siete curiosi di sapere cosa pensano gli ebrei dei non ebrei? Tantissime volte ho ricevuto messaggi che mi dicono: di la verità, la verità. Ma per voi gli non ebrei cosa sono veramente? Bene, adesso ve lo dico. Ve lo dico attraverso la storia di Itrò. Itrò era il suocero di Mosè. Era un sommo sacerdote dei non ebrei e si dice che aveva sperimentato tutte le religioni del mondo, tutte le forme di idolatrie. Niente l'aveva così tanto convinto. Finché a un certo punto arriva Mosè nel suo paesino e attraverso Mosè ci sono una serie di miracoli e lui rimane folgorato, dice: ma i valori che si porta dietro Mosè sono quelli che ho cercato tutta la mia vita e non ho mai trovato. Cosa succede? Poi gli ebrei vanno nel deserto, scappano dall'Egitto, arrivano davanti al monte Sinai. Certo, arriva Itrò. Siccome arriva Itrò, che è il suocero di Mosè, Mosè deve uscire per andare ad accoglierlo. Ma siccome esce Mosè, escono anche tutti i saggi, insomma, tutto il popolo va ad accogliere questo Itrò, che non è ebreo. Perché Itrò è andato nel deserto? Itrò ha sentito che c'è stato un popolo che si chiamava Amalek, che aveva attaccato senza nessun motivo, se non per il fatto che il popolo ebraico fosse indebolito in quel momento e fosse il popolo che si portava dietro tanti valori contrari a tutto quello che la società voleva insegnare in quei tempi, Itrò va e dice: io devo andare a dimostrare al mondo che io sono dalla parte di questo popolo. Itrò era un grande influencer. Avendo sperimentato tutte le religioni ed essendo molto carismatico, si era portato dietro un gran seguito. E quindi lui ha detto: se io vado, altre nazioni impareranno a rispettare e a stimare questo popolo e i valori che si porta dietro. E quindi Itrò va e fa un gesto che è controcorrente. Va ad appoggiare il popolo ebraico nel momento in cui tanti popoli invece lo stanno attaccando per un motivo, per questi valori scomodi che il popolo ebraico sta insegnando nel mondo. E pensate che la Bibbia è divisa in porzioni. Ogni settimana gli ebrei leggono una porzione di questi cinque libri della Bibbia finché si termina il ciclo. La porzione con la P maiuscola, in cui vengono dati i 10 comandamenti al popolo ebraico, indovinate come si chiama? Si chiama Parashah di Itrò, porzione di Itrò. La parte della Bibbia dove vengono dati i 10 comandamenti, la parte più importante di tutta la Torah, prende il nome di un non ebreo. Allora cosa pensano gli ebrei dei non ebrei? Gli ebrei dei non ebrei pensano che ogni essere umano ha il diritto e il dovere di vivere al meglio il proprio status di nascita. E ora i non ebrei in tutto questo cosa c'entrano? I non ebrei hanno lo stesso status di privilegio, essere delle creature di Dio. E non esiste superiorità o inferiorità, esiste diversità, la dimostrazione che i 10 comandamenti portano dietro con sé il titolo Parashah di Itrò, per ricordare a tutto il mondo che la diversità, da dove noi proveniamo, non inficia quello che tu sei dentro. E il rispetto è un rispetto universale per le persone solo per il fatto di essere state create da Dio. Ma la condizione è che ognuno di noi, ebreo e non ebreo, porti sempre con sé dietro i valori principali che sono a base di ogni civiltà civile e che sono stati portati nel mondo dalla Torah, dalla Bibbia stessa.